Amici e amiche, buongiorno da Annalisa di Caravan Lange, un saluto diverso. Oggi parliamo del, visto che lo scorso video parlavamo del 909 emblema, questo video parliamo del bellissimo 912, sempre emblema. Prima però vi metto la sigla. La serie emblema è una serie diciamo limitata della casa toscana Leica che si differenzia dalla serie Cosmo classica sia dal mobilio interno, dal colore del mobilio interno, sia da una serie di optional che nella serie emblema troviamo appunto già inclusa. Questo è un veicolo che è un motorhome bellissimo da 7,40 m, che ha un letto a penisola bello ampio e una dinette face to face. La serie Cosmo, volevo fare un attimo una precisazione, perché penso che si sia un attimo creato un po' di confusione. Allora, la serie, la Leica, come ben sapete, ha tre diverse appunto tipologie di mezzi. Ha la serie entry level, che appunto è la Cosmo, di cui fa parte anche la Cosmo emblema, alla serie Ecovip e alla serie Creos. È ovvio che la serie Cosmo non è un Ecovip, ma ben venga, se no non avrebbe senso pagare 80.000 euro per un Ecovip, 80, adesso dipende a seconda, 80, 90, secondo il semi-integrale o motorhome, e altrettanto non sarebbe logico avere un Creos. Quindi per quello che comunque la serie Cosmo è un Leica, ma non è un Ecovip. Quindi la differenza ovviamente di tecniche, di base tecniche, per forza ci sono. Ad esempio nell'Ecovip troviamo un doppio pavimento, cosa che nella Cosmo non troviamo, nell'Ecovip di quest'anno precisiamo. Sì che comunque la Cosmo ha comunque le pareti e il tetto che comunque sono ben coibentate, il tetto è antigrandine, le pareti sono in alluminio, però è ovvio che si differenzia rispetto all'Ecovip, anche perché sennò non costerebbe, diciamo, di meno. La serie Cosmo si paragona alle varie fasce medie di mercato. E questo lo dico perché appunto vedo che soprattutto noi abbiamo un gruppo, Leica Official Fan Club, si creano ogni tanto un attimo di sguidi, nel senso che quelli che hanno l'Ecovip, no, il Cosmo non è un Ecovip, non è un Leica. Ho detto sì, il Cosmo è un Leica, non è semplicemente un Ecovip. È un po' come era la serie X di una volta, che ho diversi clienti che hanno la serie X e si trovano decisamente bene, quindi... Tornando a noi, appunto questo motorhome 912 emblema è un mezzo da 7,41 m, 2,33 m di larghezza e 2,94 m di altezza con le ruote da 15, quindi considerate sempre che con le ruote da 16, in questo caso troviamo i cerchi in lega, si alza di qualcosina, si alza di circa 5 cm. Cambia il modello, ma non cambia il prezzo. Infatti anche il 912 di base siamo a 71.290, con una messa su strada, con il pacchetto chassis che c'è già come option, anche perché il pacchetto chassis è decisamente importante, in quanto troviamo il climatizzatore cabina, il cruise control, ci sono anche i comandi radio anche al volante, tutta una serie di optional che sono in un mezzo del 2021 sono necessari. Comunque su strada siamo a 74.749. Come al solito, ripeto, prezzo di listino, quindi nel caso in cui non ci sia permuta c'è uno sconto, nel caso ci sia una permuta c'è una valutazione. Come al solito vi invito a mandare le foto, i dettagli dei vostri veicoli, del vostro veicolo sul nostro contatto WhatsApp o via email, trovate tutti i dati sul sito. Adesso vi troverete a breve sulla nostra pagina Instagram e sulla nostra pagina di Facebook un elenco di
quali dati sono necessari per avere una valutazione provvisoria del vostro veicolo usato. Anche perché ovviamente per la valutazione definitiva bisogna sempre vedere il veicolo, perché io sono 10 anni, ma mia mamma è anche di più perché siamo aperti dall'83, quindi sono comunque 38, quasi, no, non ancora 38 anni che siamo aperti, ma non ho ancora mai trovato clienti. Mi ha detto: guardi, signorina, il mio mezzo ha qualche problema. E quindi è per quello che trovate da noi concessionari che anche quando, appunto, per fare una valutazione preferiamo sempre vedere il veicolo. E quindi ricordatevi di seguirci sia su Instagram sia su Facebook. E anche perché lì almeno metto ogni tanto delle cose anche un po' più interessanti riguardante il market, riguardante a tutto il resto. Uscirà anche delle bellissime novità sul market, e quindi non so se riuscirò a fare un video di YouTube, però su Instagram e su Facebook ci saranno sempre. Quindi mi raccomando, seguiteci anche lì. Però allora, bando alle ciance e guardiamo il 912. Eccolo qui il nostro Leica Cosmo 912 emblema. Come vediamo, si contraddistingue dalla serie Cosmo classica soprattutto dalle serigrafie esterne, un pochino un po' più accattivanti, un po' più, forse un pochino un po' più automobilistiche. Come vediamo anche di serie, nella serie emblema c'è la retrocamera che appunto trovate già installata. Il garage è un garage bello ampio, da 93 cm per 115 di altezza, quindi perfetto anche per portare biciclette, motorino e tutto il necessario. È anche attrezzato con una bella presa 220 e una luce, che appunto è sempre utile. Il serbatoio dell'acqua chiara, quello che vediamo qui, è un serbatoio da 110 litri che trovate sotto al letto regolabile in altezza. Quindi il letto potete regolarlo a seconda delle vostre esigenze, quindi tenerlo un pochino un po' più alto o un pochino un po' più basso, a seconda se dovete caricare magari un motorino o delle biciclette o no. Sono anche di serie i cerchi in lega da 16, che quindi diciamocelo, un camper con i cerchi in lega, soprattutto il motorhome da 16, è sempre un po' più bello, fa la sua bella figura. La meccanica di serie è una meccanica 2003, 140 cavalli, serbatoio del gasolio 75 litri. Qui troviamo la cassetta è una classica da 18 litri e guardate che bella, è anche facilmente utilizzabile grazie a questa tenuta, diciamo, a calamita sulla parete, che quindi la trovo una cosa molto molto comoda. Troviamo qui la presa 220. Lo sportello per le bombole, il riscaldamento è una Truma Combi 6000 a gas, quindi sono necessari, comunque c'è il posto per due bombole da 10 kg, ed è già presente anche appunto il regolatore. Come vedete la bandella è in alluminio, non è in plastica. Vicino al garage troviamo la bocchetta per il serbatoio. Un'altra cosa molto utile e comoda è il fatto che il garage ha entrambe le porte e sono entrambe grosse uguali, quindi 93 x 1,15 m, ed è molto molto utile. Qui troviamo lo scarico, il serbatoio dello scarico, il serbatoio delle acque grigie che è di 90 litri. L'apertura è un po' stile tedesca, infatti troviamo quel perno che adesso vi faccio vedere con una maniglia che trovate all'interno della busta dei documenti. Con la maniglia avete la possibilità appunto di aprire la ghigliottina. Come vediamo anche nella serie emblema troviamo di serie appunto il volante rivestito, il pomello del cambio rivestito in pelle, i comandi al volante e la radio doppio DIN con navigatore e la parte e retrocamera. E ora entriamo all'interno. Come dicevo, la bellezza della dinette face to face si vede subito entrando. Guardate quanta luce e che bella luminosità che c'è all'interno. Questa è la tappezzeria, quella di serie, che è uguale appunto all'altra, una tappezzeria classica di tessuto. Un altro lato positivo sicuramente della dinette face to face, che troviamo sia qui sia ad esempio nel video dell'881 che vi metto anche al fondo,
e anche appunto la presenza di forse un po' più di mobiletto rispetto alla classica dinette a L. Ha però di lato negativo che in caso di altri ospiti devo comunque diciamo fare i sedili. E qui un lato positivo invece del motorhome è questo enorme vetro che quindi mi dà la possibilità di avere davvero davvero tanta, tanta luce. Già che ci sono, vi faccio vedere anche le panchette. Questa è vuota. Qui vediamo i due buchi dove inserire il sedile. E qui invece troviamo la stufa, che come vi ho detto è una combi 6000 a gas. La cucina è una cucina, diciamo, lineare proprio davanti all'entrata. Come vedete, è dotata di un bel lavandino classico e un fornello con tre fuochi ben distanziati. Quindi è comunque una cucina standard, devo dire, senza né dire che è enorme né dire che è piccolissima. Sono presenti tre bei cassetti, che quindi facili da caricare, e anche sotto al lavandino, come al solito, c'è tutto il suo bello spazio. E lì c'è anche una presa 220 qualora siete attaccati alla rete 220. È presente anche la cappa aspirante che trovate appunto nella serie Emblema. E qui un altro mobiletto. Il frigorifero è invece un frigorifero classico trivalente da 140 litri. Di fianco alla porta troviamo tutta la predisposizione per l'antenna, quindi con tutte le prese e la centralina. E la porta è ecco, una porta XL a chiusura centralizzata. Come dicevo, il frigo appunto è dotato di frigo e freezer, quindi un classico frigo a colonna. Il letto posteriore è un letto da 1,90 m per 1,48 m, quindi un letto standard con la possibilità di avere, diciamo, un cassettone nella parte finale del letto. Come dicevo, è regolabile in altezza, quindi potete scegliere se tenerlo un pochino un po' più alto, che è un po' più scomodo, oppure un po' più basso, più comodo, ma con meno garage. E come classici letti a penisola o nautici, sono dotati di due armadietti ai lati dei letti. Non sono presenti altri cassetti negli scalini. Lo stile di questo emblema è uno stile molto classico, quindi con un mobilio color noce, però grazie alle finestre e soprattutto alla presenza di diverse oblò e alla lunette face to face risulta molto luminoso. È presente la chiusura. Zona giorno, zona notte, ma anche la possibilità, grazie alla porta del bagno, di creare proprio una zona bagno. La toilette è dotata di sia finestra che di serie per la serie emblema, mentre della serie Cosmo classica è un optional, e sia l'oblò. La finestra, tra parentesi, con oscurante e zanzariera. E comunque anche qui lo stivaggio non vi manca perché abbiamo un bel armadietto sotto appunto al lavandino e uno invece all'interno dello specchio. Ma ora invece passiamo alla parte della doccia. La doccia ha una chiusura, cioè diciamo la parte del corridoio un po' più stretta, però all'interno si allarga ed è una bella doccia dotata di luce, di un oblò superiore e anche di un porta accappatoi. Dimenticavo, sulla porta troviamo anche un bel porta asciugamani bello ampio. Però ora vi voglio mostrare uno il tavolo per vedere proprio la dinette ampia, grossa, bella bella grossa che volendo portandomi dietro anche due sedie posso stare anche più di tranquillamente di 6 persone. Qui invece il letto basculante da 1,96 m per 1,50 m ed è dotato appunto di un bel materasso con le doghe in legno. Come vedete il letto basculante non va sopra la dinette, quindi ad esempio se siete in campeggio potete anche tenerlo sempre giù perché comunque avete i vostri posti al tavolo. Allora, come al solito do delle mie, io ripeto sempre, sono mie considerazioni. È un mezzo fantastico, nel senso che ha un'abitabilità interna davvero davvero bella e luminosa e ha appunto un'ampia zona giorno. È ovvio che la dinette face to face, se posso dire un lato diciamo negativo, è un po' il discorso se ho dei figli che devo sempre un po' fare disfare la dinette, per il fatto che
per avere delle sedute con le cinture o devo avere sedile dietro da inserire oppure creare tipo nell'881 l'altro motorhome della McLuhan con una piantina simile che vi metto sempre al fondo, trovate anche i video, altri video. Anche in quello lì bisogna un po' semplicemente tirar su, cioè, è una cosa che non ci vuole tanto, però è sempre una cosa che ci vuole del tempo. La cosa positiva in questo caso è sicuramente che la dinette ha... Buonanotte. Paprika che dorme, stufa del fatto di sentirmi parlare, ma ci può stare. Comunque, ho perso il filo del discorso. Ecco, che il letto basculante in questo caso proprio non vi disturba, perché avete davvero, avete comunque... I due sedili da una parte, due sedili dall'altra che sono completamente disponibili, mentre nel caso della dinetta L un pochino comunque blocca. Vedo magari di mettervi le due foto delle differenze per farmi anche un po' capire, perché so che ogni tanto spiegare non è così semplice per quello che facciamo i video. Però è un mezzo che è bellissimo per due persone, ma anche per quattro persone. La mia, diciamo, visione, diciamola così, e soprattutto per tipo tante volte che mi chiedono un veicolo che sia per le due, ma per le quattro, anche per le quattro persone. Magari il genitore che acquista il mezzo, appunto, con magari i nonni, che sono solitamente in due, ma ogni tanto vogliono imprestare, perché non ce ne sono tanti, però qualcuno c'è. Il camper al figlio che può portare magari in viaggio i due nipotini. In questo caso, davvero, con questo veicolo avete una buona abitabilità, anzi una bellissima abitabilità, sia per due ma anche per quattro. Non c'è la mansarda, però dall'altra parte non avete, diciamo, fastidi come può essere per le, tipo, le quattro persone avere sempre il basculante sopra al tavolo, non è molto comodo. E la cosa anche molto ma molto positiva è il garage, perché infatti in questo motorhome avete garage che è bello ampio perché è 1,15 m per 93 m, quindi anche per magari un motorino, le biciclette elettriche, biciclette. Ricordatevi sempre che sui camper come motorini tendiamo appunto un 50, un 125, un 200, ma comunque dovete rimanere sotto a un range di pesi che sui portamoto è di 150 kg, 120, anzi su quelli della Edeka sono 120, su quelli magari... Nel garage anche magari avete un po' di margine in più, però ad esempio su questi veicoli comunque c'è sempre un 250 kg di portata massima, quindi fate attenzione perché nel garage poi ho anche altro, perché tavolini, sedie, stuoia e tutto quello che come al solito ci portiamo. Quindi come al solito se avete delle informazioni trovate tutto sul nostro sito www.caravanlanghe.it. Parlando di tutta roba market, date un'occhiata, abbiamo il nuovo sito caravanlangheshop.com, che sono molto orgogliosa perché ho appena finito. C'è anche una bellissima novità su delle coperture esterne veramente veramente belle, fatte da un'azienda che è anche qui nelle vicinanze. Per il resto ci vediamo al prossimo video con probabilmente l'ufficio diverso. Alla prossima, ciao a tutti! Come notate, è lo stress. Sì. Io la disturbo mentre dorme e lei che sbuffa. Perché parli così tanto? Buonanotte.